l'idea che presentiamo è startup. Adesso Sabrina Toscani, la vedo qua, si prepara. Sabrina Toscani, imprenditrice, ha questa startup, questa nuova idea che la vede coinvolta insieme agli altri soci, che si chiama Organizzare Italia. Ok, Sabrina, anche per te 7 minuti per presentarci la tua idea. Eccomi, sono Sabrina, sono professional organizer ed ho fondato Organizzare Italia. Organizzare Italia ha la mission di aiutare le persone ad organizzarsi in qualsiasi contesto si trovino, quindi sul lavoro, in casa, nella gestione del tempo. Questa sera voglio farvi riflettere su una riflessione che ho fatto io per fondare Organizzare Italia, e cioè di quanto sia importante avere un'organizzazione personale soddisfacente e quanto possa questo fare la differenza nella vita, nei nostri progetti, sia professionali che privati. Il primo punto per spiegare questa cosa parte da un aforisma: la brutta notizia è che il tempo vola, la bella è che sei tu il pilota. Quindi, se è vero che noi siamo i piloti, immaginiamo di viaggiare in una giornata di nebbia dove non c'è chiaro dove stiamo andando, cosa c'è intorno, se ci si frappongono ostacoli, non sappiamo bene come prenderli, dobbiamo andare a un'andatura piuttosto lenta, probabilmente siamo anche un po' ansiosi e preoccupati di quello che ci può aspettare. Immaginiamo invece di viaggiare una giornata di sole, dove l'orizzonte è chiara, la meta anche quello che c'è intorno, anche se ci sono ostacoli riusciamo a reagire in maniera adeguata e decidiamo noi l'andatura e probabilmente siamo anche più sereni e soddisfatti. Quindi voi con che tipo di tempo viaggereste? Secondo me la giornata di sole è la giornata sufficientemente organizzata, la giornata di nebbia è la giornata dove prevale la confusione, il disordine e la disorganizzazione. Il secondo punto riguarda la quantità di informazione a nostra disposizione attualmente, che dagli anni 90 in poi, come ci fa vedere il grafico, è aumentata in maniera incredibile, rispetto invece alla quantità che ciascuno individualmente può sfruttare e lavorare. Quindi questo gap di informazioni, molto più di quanti ce ne servono, rischiano di farci confusione e di probabilmente facciamo fatica a focalizzare, a capire dove sono gli obiettivi, ci facciamo confondere. Anche in questo senso l'organizzazione soddisfacente, un minimo di organizzazione personale serve per riuscire a gestire questa mole di informazioni provenienti dall'esterno. La terza considerazione è il fatto che molto spesso la mente non riesce a fare una distinzione di importanza tra quello che ci arriva dall'esterno e quello che ci frulla nella mente, nel senso che spesso magari siamo al panificio e ci ricordiamo d'improvviso di aver dimenticato di spedire un contratto importante, viceversa siamo in ufficio e ci ricordiamo di non aver comprato il pane. Quindi la mente a tutto insieme non riesce a percepire quale sia il grado di importanza delle cose. E Orazio ci suggerisce di dominare la mente, altrimenti lei ci dominerà. Quindi come facciamo a cercare di creare una giornata confortevole in cui serenamente riusciamo a giostrarci tra tutti gli impegni? Come facciamo a capire cosa ci può servire tra le informazioni che ci arrivano dall'esterno, così tante, tutte le cose da fare? E come facciamo a ricordarci le cose importanti? Ci sono degli strumenti, delle metodologie, dei sistemi per supportare la mente, quindi cerchiamo di utilizzarli perché possono aiutarci. La prima fra tutte è keep nothing in your mind, quindi cerca di liberare la mente quanto più possibile, perché più la mente è libera, più probabilmente reagisce meglio agli input che gli arrivano dall'esterno con maggiore lucidità, sicuramente gli obiettivi sono più chiari e probabilmente siamo anche più creativi e fantasiosi se abbiamo la mente più libera. Quindi ci sono tre punti per riuscire a liberare la mente che vi suggerisco stasera, su cui magari riflettere. Uno è quello di chiarire gli obiettivi di tutti gli elementi che abbiamo in mente, quindi talvolta siamo pieni di cose ma non sappiamo esattamente questi elementi a che risultati ci vogliono portare. Forse chiarirci quali sono gli obiettivi, perché abbiamo queste cose in mente, ci può aiutare. La seconda cosa riguarda la prossima azione, cioè stabilire una prossima azione fisica di tutti gli elementi che ci occupano la mente. Spesso forse li teniamo in mente senza sapere esattamente qual è la prossima azione che dobbiamo intraprendere, quindi averla chiara ci può aiutare a liberare.
L'ultima cosa è di impostare un sistema di fiducia affidabile, quindi proprio un sistema fisico su cui far confluire tutte le cose che altrimenti terremo in mente, in modo tale che la mente in qualche modo si liberi. E su questo vi do tre spunti che sono quelli secondo me di base ai quali tutti possiamo appoggiarci per diciamo rilassare, liberare la mente e occupare invece di un sistema fisico che ci circonda, un inbox, cioè battezzare un'area che, su cui far confluire tutti gli input che ci provengono da fuori, tutte le comunicazioni, le informazioni, non solo da fuori, anche le nostre idee, in un unico punto fisico dove siamo sicuri di ritrovarli. È un modo per liberare la mente. Un secondo punto è di tenere un'agenda calendario dove segnare tutti gli impegni che hanno in qualche modo una scadenza temporale. E la terza cosa è avere una lista o delle liste delle cose, di cose da fare su cui segnare tutte le cose che ci siamo impegnati con altri o con noi stessi a fare. Non confondendo queste due ultime cose, perché una non è l'altra, quindi le liste hanno una vita a sé e l'agenda calendario ha una vita a sé. Secondo me questi possono essere tre elementi per cominciare a pensare di organizzarsi un po' meglio. Se vi piace approfondire la cosa, abbiamo un blog su organizzaritalia.com e poi siamo presenti sui social. Grazie Sabrina. Ci sono delle domande o un'idea proprio da mettere in ordine? C'è anche un ragazzo che ha assistito al nostro laboratorio, quindi se vuoi dare una testimonianza. Sicuramente è molto utile partire dalle cose pratiche, molto semplici, anche perché magari non si crea un castello che l'organizzazione richieda dei sistemi chissà quali, invece anche proprio i consigli più elementari pratici servono molto, quindi invito a seguire questa iniziativa. No, grazie. Grazie. Bene, se non ci sono domande, grazie Sabrina. Grazie. Passiamo.